E ragazzi, purtroppo finisce 4-2 la partita di Champions League per il Real Madrid, ma un buon Napoli, soprattutto un primo tempo molto organizzato. Ci sono tante cose da sottolineare, soprattutto l'atteggiamento dei ragazzi di Mazzarri. Ma prima di iniziare ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un like a questo video che per noi è fondamentale. E ricordatevi sempre di iscrivervi ai social, tutti i nostri social pieni zeppi di contenuti. Comunque finisce 4-2 per i Galacticos, alla fine del primo tempo il Napoli lo ha giocato bene. Benissima proprio l'attitudine di andare a cercare, a fare la partita, difesa molto alta. Ovviamente c'erano un po' di problemi sul lato sinistro, perché Juan Jesus, la posizione di Juan Jesus, l'interpretazione del ruolo di Juan Jesus portava Kvaratskhelia a stare spesso bloccato. Ma nel primo tempo io ho visto tantissime cose positive. Dobbiamo essere onesti, il Napoli gira tutto dal centrocampo. Quando quei tre giocano bene, nel primo tempo così e così Zambon, chissà, anche Zielinski non proprio al 100%, però la manovra è stata corretta. Il Napoli va in vantaggio con il Sciolito, che per me è stato realmente tra i migliori del campo del primo tempo. Si è speso tutto, andava avanti e dietro per tutto il campo, quindi ottima la prestazione del Sciolito che trova il gol. Ma poi dopo, ragazzi, due minuti, blackout, ma non blackout del Napoli, blackout perché di là accelera un po' il Real Madrid. Due gol, il primo arriva da una palla persa purtroppo al centrocampo, il solito Brian Diaz, e quando vede a noi diventa Ronaldinho, che dà la palla a Rodrigo, grandissimo gol di Rodrigo, e poi arriva il gol di Bellingham. Lì c'è un erroruccio di Nathan che lascia troppo libero il calciatore Real Madrid, lì deve scappare, deve percepire quella che è l'azione dell'attaccante, attaccante, Bellingham è un marziano, ragazzi. E quindi si chiude il primo tempo su 2-1. Tutti quanti fanno una buona partita, lo stesso Politano, anche Rachmani molto attento, Di Lorenzo. Poi inizia il secondo tempo e il Napoli prende proprio le redini in mano del gioco, come era successo nella fine del primo tempo, perché anche nella fine del primo tempo il Napoli stava continuando a fare il suo gioco. Poi il secondo tempo, fiammate importanti, entra il leone Victor Osimhen, che però tocca pochissimi palloni, e c'è il gol, il 2-2 di Zambo Anguissa, con un'azione manovrata. Inizia a lavorare benissimo la catena di destra, anche la catena di sinistra inizia a lavorare bene, e il Napoli riesce a gestire la gara durante una buonissima parte della partita. Poi che succede? Succede che fisiologicamente la squadra di Mazzarri si abbassa un po', si concede un po' campo al Madrid. Mo vedete voi, ragazzi, si concede, glielo concede, se lo prende il Madrid non si sa. Comunque dall'86esimo in poi esce in grande spolvero la squadra di Carlo Ancelotti, trova un gol dove Meret può andare un po' più forte su quella palla, gli batte davanti, ma lì quella palla la dovrebbe prendere. Ma prima ci sono due parate importantissime del portiere del Napoli, quindi calma sui giudizi su Meret, perché ripeto, la prestazione è ottima, ma il Madrid quando vuole accelerare accelera. Si abbassa l'intensità, ci sono i cambi, entra Elmas per Zielinski, una botta ricevuta da quel Rudiger che, ragazzi, è un macellaio. Rudiger è un macellaio, dobbiamo essere onesti. Quindi si fa male Zielinski, deve entrare, mette Elmas, quindi abbiamo anche capito la gestione di Mazzarri. Elmas al posto di Zielinski lo vede tranquillamente da mezzala, poi esce Politano, entra Kajust, dove poi Kajust va a centrocampo, Elmas torna a sinistra, e poi alla fine c'è l'inserimento anche di Raspadori per cercare anche un po' di potenziale in avanti, e poi entra Zanoli perché qualcosa sta cercando di rivedere Mazzarri, soprattutto sulla fascia sinistra. Entra Zanoli molto più in avanti, quindi non sono riuscito ancora a vedere perché è caldissimo, ma andrò a vederla poi con calma se poi si è messo a tre dietro con Zanoli che andava più sul binario. Poi da lì purtroppo il Napoli si mette avanti per cercare di nuovo di pareggiare dopo il gol del 19enne entrato lì, mi sono dimenticato anche il nome di questo calcio del Madrid. Il Madrid poi c'ha giocatori fantastici, anche questo 19enne fa un gol importante per andare a cercare il pareggio, poi prende anche il quarto gol perché poi lì ti sbilanci un po'. Comunque il Napoli, il Braga pareggia con l'Union Berlino, quindi non c'è la qualificazione matematica, dobbiamo aspettare il ritorno, basta che il Napoli non perda in casa e è passato agli ottavi di finale Champions. Comunque in conclusione, una buona partita, un buon atteggiamento del Napoli. In alcune fasi poi si poteva fare di più, purtroppo dopo che prendi il gol del 3-2 ti abbassi fisiologicamente, perdi un po' di spinta, un po' di voglia, e alla fine il quarto è, però secondo me è troppo la sconfitta. Il Napoli non meritava di perderla sta partita.
il pareggio poteva stare, poteva essere il risultato giusto, però non fa niente, che dobbiamo fare ragazzi? Mi è piaciuto l'atteggiamento, bellissimo l'abbraccio al gol di Anguissa, Mazzari che cerca di andare a baciare Anguissa. Bene, bene, ragazzi, c'è ovviamente qualcosa da rivedere, si deve capire un po' com'è la gestione sul terzino sinistro, perché al di là della prestazione di Juan Jesus, che io non credo che sia responsabile, perché poi togliamo da mezzo il risultato finale, però possiamo dire che anche con l'inserimento di Zanoli probabilmente Mazzarri farà qualcosa per l'Inter, oppure perché il problema è più l'interpretazione del ruolo di Kvaratskhelia, non tanto la fase di costruzione, ma proprio quando deve andare ad aiutare molto, perché Juan Jesus anche quest'oggi, come ha fatto poi con l'Atalanta, tende un po' troppo a stringere. Nathan qualche erroruccio di troppo, anche sull'ultimo gol secondo me lui ci può arrivare. Poi fatemelo sapere nei commenti se Meret per voi è responsabile del terzo gol, va bene, però nella totalità credo che con quelle due parate il portiere ne esce bene. Poi fatemi sapere anche Juan Jesus, scrivetevi tutto nei commenti. Un bacio e un abbraccio da Sasà e sempre Forza Napoli. Ciao!